mattina abbiamo avuto un'ora e mezza in cui non ci ha caricato nessuno. A parte che è un gesto bellissimo, perché è un gesto di fiducia enorme. Come ti chiami tu? Io sono Eleonora. E io Fabio. T'ho detto 2 chilometri e io 2 chilometri le scendo. Dobbiamo arrivare a Saravenna sabato perché ho un concerto. Stiamo girando un video per una canzone. Ore 12.30. Ci hanno lasciato sulla Cassia, nei pressi di un benzinaio vicino a Monterosi. Sì, ma che paura, non in curva. Qui le macchine vanno veloci e ne passano pochissime. Anche il benzinaio è poco frequentato. Molti arrivano e vanno nella direzione opposta alla nostra. Dopo mezz'ora non si è fermato nessuno. Devo chiedere direttamente alle persone. Qui il pollice non basta. C'è un ragazzo sui 30 anni che fa benzina. Corro verso di lui e gli chiedo se ci dà un passaggio. Ha un aspetto piacevole e dei riccioli brizzolati. Va fino a Viterbo. Nell'abitacolo c'è in qualche modo tensione. Io non spiccico parola per i primi 5 minuti. Sì, fai tranquillamente, basta, non me ne prendi. No, ma io tutto. Fabio invece inizia a chiacchierare e chiede a Massimo se ha mai fatto l'autostop. No, io detesto gli autostoppisti e per favore non mi filmare. Però vabbè, insomma, più di tanto. Poi, dopo che Fabio e Massimo scoprono di essere quasi vicini di casa, la situazione si sblocca e ci mettiamo a chiacchierare amabilmente. Sì, è il terzo video che facciamo. Ne approfitto per fargli sentire la mia canzone. Ecco, io non sento musica italiana. Quindi... Ah, ok. Io lavoro in un locale, quindi ascolto veramente tutte le... Dance? Tutti i talk show, perché la musica c'ho una testa così, insomma. Prevalentemente jazz, queste cose qui. Ah, ok, proprio... Sì, no, ma c'ho proprio... Io vi suggerirei una foto qui a... Sì. Ore 13.30. Arriviamo a Viterbo, che ha una porta magnifica. Massimo è diventato pure simpatico e ci fa una foto. Riceviamo un in bocca al lupo per il nostro viaggio e ci dice che è contento di averci fatto salire a bordo. Un po' negato queste cose, però. Ci avviamo a piedi verso un luogo adatto a fare autostop. Lo zaino pesa e l'acqua scarseggia. Facciamo a piedi almeno un paio di chilometri e si ricomincia. You ever pray with all your heart and soul, just...